Fratelli e ragazzi, amici di Facebook, YouTube e Instagram, buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli iscritti al canale, ragazzi, buon mercoledì. Allora, Lukaku, è arrivato? A che ora è arrivato? È arrivato ieri sera? A me veramente certi youtuber fanno ridere e si incazzano pure con i giornalisti che dicono no, arriverà domani mattina, non arriva più stasera. No, non è vero, perché abbiamo la foto, che cazzo di foto hai? Ma cosa vi inventate? Ma sti cazzo di canali che sono nati da pochi mesi, che credono di fare, di sfare. Figa, ma ragazzi, ma fatevi un bagno di umiltà. È arrivato stamattina Lukaku. E no, perché bisogna dare lo scoop, capito? Ma è arrivato stamattina, Ci sono le immagini. Se tanto mi dà tanto, sulle 9:20 a quest'ora sarà dietro casa mia l'Humanitas a fare le visite. Poi andrà al CONI, poi andrà a firmare. Quindi Lukaku è arrivato. Intanto vi dico, ragazzi, che domani c'è una bella live proprio con Marco Barzaghi, perché quando vogliamo parlare di calciomercato, o io da solo o io con Manuel, e vogliamo parlare in un certo modo di calciomercato, chiamiamo o Guarro o Barzaghi, insomma, due che sono sul campo, due che ne sanno sicuramente più di noi, di tanti youtuber che fanno i fenomeni, fanno. Quindi domani sera c'è già la live, vi invito a mettere la spunta. Dopodiché ci vediamo domenica alla festa della Curva Nord, festa, ricordo, aperta a tutto il popolo nerazzurro. Oltre al video di Renato c'è anche il video di Nino, è stato caricato ieri, quindi ancora maggiori delucidazioni proprio sulla location. Nino ci fa vedere proprio la location fuori dallo stadio, invece Renato ci spiega un po' tutte le dinamiche nel video prima, quindi giorno dopo giorno vengono fuori sempre più notizie e basta. Quindi per chi verrà alla festa, ci vediamo domenica. Io sarò lì dalle 10-11 del mattino in poi, darò una mano anche se c'è da dare una mano. Detto questo, ho visto ieri, ho fatto una live, no? E qualcuno mi diceva: Diego, hai visto il video del nonno interista? Si sta sfogando un po' come fai tu. Ho detto no, magari riuscissi a vedere tutti i video di youtuber che mi sono anche, sì, perché il nonno mi è simpatico ovviamente. Allora sono andato a vederlo e il nonno si sfoga con l'utenza. A me mi fa sorridere, nel senso che poi la gente dice: ma Diego, ma sei cambiato, sei polemico, sei sempre lì contro l'utenza. Figa, il nonno è da pochi mesi che è su YouTube, altri ragazzi sono da pochi mesi e stanno già sclerando con l'utenza. Quindi vedete un po' Diego dopo 7 anni di rotture di coglioni come può stare. Nonno, ti invito in live, smettila di ciulare, a una certa ora non si ciula, si viene in live da Diego. Quindi ti ho anche scritto, ti ho mandato l'email, ci scambiamo i contatti. Poi fantastici haters, uno mi aveva commentato a cazzo e ieri è venuto a dire: perché io ti guardo e io ti pago. Infatti ieri ho mangiato un piatto di pasta e devo ringraziare questo ragazzo perché ha guardato la mia live. Cioè, vedete voi che cazzo di gente c'è. Ah, ma tu che dici agli altri che non devono dire, l'avevo detto, tu dici, fai. Io combatto delle battaglie da 7 anni, battaglie che durano anche mesi, anche un anno, e alla fine mi tolgo le mie soddisfazioni. Non sto tutti i giorni a sparare notizie, a dire: ah, l'avevo detto, no, non l'avevo detto, sì, è vero, ho detto prima io, no, io ho detto quello, io l'avevo detto mesi fa. Questo contesto che c'è ogni giorno, cioè io mi tolgo le mie soddisfazioni dopo 3-4 mesi, un anno di battaglie e via, finita lì. E mi godo anche le mie vittorie, vaffanculo, che devo combattere con gente come questa. Pure scritto: sì, io sono un hater. E che minchia fai alle 5 e mezza del pomeriggio, se sei un hater ti sto sul cazzo sul mio canale? Vai a chiavare, fatevi una bella scopata, fatevi, mamma mia che gente. Quindi capisco il nonno, quindi magari il nonno capisce anche me, gente come me, gente che da anni combatte su ste cose, ok? Quindi pure questo sta cercando posto che vado allora e me lo inculerà sicuramente se lo troverà. Quindi, sempre contro l'utenza becera, Diego Ligorio 2.0, tolleranza zero, mi sono rotto i coglioni, rispondo a tono a tutti, eh? Poi se avete i coglioni mettete la faccia, venite in live, mettete la faccia, nome e cognome, troppo facile, MB, chi cazzo sei MB? Chi sei senza foto? Sei un haters? Ti sto sui coglioni, però vieni sul canale.
sette anni che io gli sto sul cazzo, sette anni che mi guarda e commenta, la gente sta impicciata, la gente è masochista. Quindi torniamo a bomba, torniamo a noi. Lukaku Day, quindi le visite. Oggi teoricamente ci dovevano essere anche le visite di Aslani. Io punto molto su questo ragazzo perché è veramente tanta roba, a me piace. Lo sto nominando spesso, lui come Belanova. Perché poi tanti pensano a Lukaku, però dobbiamo quagliare. Cioè con Lukaku sarebbero 5 acquisti nel giro di 20 giorni. E non sono pochi. Non sono assolutamente pochi. Per gente che rompeva il cazzo e che rompe ancora il cazzo, no, l'Inter viene smantellata, oh no, di qua, no, vendiamo tutti, come l'anno scorso, smantelliamo come l'anno scorso. Chi cazzo ha smantellato l'anno scorso? Ma è bello che si fanno delle realtà tutte loro, no? Perché piuttosto di andare in culo alla società bisogna dire che è stata smantellata, quando invece solo uno è stato venduto l'anno scorso, gli altri se ne sono andati via tutti, compreso quello che è tornato oggi. Quindi, e anche ste rotture di coglioni, Madò, è un anno, cioè sono come i Conte out, no? Quelli che gli stava su cazzo Conte facevano le formazioni con Allegri, quelli che gli sta su cazzo Zhang, perché anch'io sogno una proprietà, ok? Anch'io, come tanti altri, sogniamo una proprietà che ci faccia stare tranquilli, che non vada a combattere per un milione. Ma non rompo il cazzo vita natural durante giorno dopo giorno, perché fino a prova contraria l'attuale presidente è sempre Zhang, lo ricordo, e non è questione di difendere Zhang o i cinesi, non me ne chiavo un cazzo, perché buona parte mi stanno pure sulle palle, che non mi piacciono, ma è il mio attuale presidente, che piaccia o che non piaccia. No, non c'è più lui, sta facendo tutto Aramco, sta facendo tutto quello, la gente tutta lì sotto che si fa fomentare. Sì, bello YouTube, bello davvero. Allora ragazzi, parliamo invece di questa cosa nuova, questa novità che è venuta fuori ieri mentre eravamo in live. Lo spareggio. È stato deciso che se si arriva a pari punti non c'è più classifica avulsa, scontri diretti, differenza reti. Lo spareggio, quindi mi fa anche piacere perché l'anno scorso l'abbiamo visto, è stato molto equilibrato, quest'anno potrebbe esserlo altrettanto, vediamo. E quindi ci sta lo spareggio, così come ci sta la storia del basta la regola del gol fuori casa. Anzi, mi auguro che quest'anno per la Coppa Italia venga tolto, perché siamo stati gli ultimi a tenerlo per sta minchia di Coppa Italia, il gol fuori casa. Mi auguro che lo tolgano, perché sono veramente regole che hanno rotto il cazzo. Quindi spareggio se si dovesse arrivare a pari punti, e secondo me ci sta. Poi altre cose, basta. Dybala è lì congelato come un polaretto, c'è chi dice che si sta rompendo i coglioni, c'è chi dice no, è tutto fatto, c'è chi dice che il problema vero è Antun, e secondo me è quello. C'è chi dice che bisogna, cioè c'è chi dice, è lì agli occhi di tutti, no? Se vuoi prendere Dybala qualcuno se ne deve andare lì davanti, e Sanchez sembrerebbe che è la quinta offerta, la quinta squadra che rifiuta. Quindi staremo a vedere. Quel sorriso di Marotta, quelle parole ieri di Marotta quando è uscito, che ho messo in live 20 secondi, quel sorrisone mi fa ben sperare. Quel sorrisone di Marotta alla domanda di Dybala mi fa ben sperare. Di Lukaku aveva detto forse arriva stasera, in realtà poi è arrivato stamattina, quindi mi auguro davvero che si faccia e che rimanga Dzeko. Cioè sarebbe il mio sogno avere questo quartetto d'attacco spettacolare, con uno splendido gioco delle coppie e con un possibile tridente a partita in corso che può essere devastante. Vediamo, intanto visite mediche, poi la firma di Lukaku, poi voglio Aslani, Belanova, Onana dal 1 luglio, e si vedrà, perché qui poi si dice entro il 6 luglio la squadra, entro il 10 luglio Dybala, prima si era detto entro fine giugno, poi entro il 6 luglio, poi entro il 10, insomma vediamo. Lui è lì, ha un bel accordo con Marotta, sappiamo benissimo il rapporto che c'è tra i due. È proprio per quello che dico, come hanno fatto tanti, Skriniar, lo stesso Lukaku che ha sfanculato Pastorello, Dybala se tira troppo la cinghia Antun e tu vuoi venire all'Inter, fagli una chiamata e mandalo un po' a fare in culo. Questo mi sento di dire a Dybalino. Basta ragazzi, ci aggiorniamo per prossimi video, prossime notizie, e intanto oggi vedremo tutte
le novità del Lukaku Day e basta. Sempre forza Inter, fanculo agli haters, perché avete veramente una vita triste. Perché almeno qui c'è qualcuno che ci mette la faccia, piaccia o non piaccia, ci si mette la faccia, ci si mette a dire quello che si pensa. Troppo facile dietro una tastiera rompere i coglioni, segnalare, fare tutte le schifezze che fate. Condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre forza Inter. Nonno, ciula meno e vieni di più in live col DIE. Ciao.